Ciao amica, benvenuta di nuovo sul mio canale. In questo video ti farò una video recensione di una nuova borsa che ho comprato e aggiunto alla mia collezione, una borsa di Trussardi. Sigla! Eccomi qui, come ti avevo promesso, la borsa di Trussardi. Prima però ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube cliccando qui sotto e attivando la campanella per poter rimanere informata ed essere la prima a vedere le prossime recensioni che farò, perché se mi segui o se sei nuova sai che compro continuamente borse anche suggerite da te, quindi aspetto anche i tuoi suggerimenti. Il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre originale. Partiamo a parlare un pochino di questo brand che seguo da un po' di tempo e che ti devo dire che mi è ritornato in mente quando c'è stata quella cosa, quella liaison di gossip fra Tommaso Trussardi e appunto Michel Hunziker. Quindi mi sono andata a guardare un po' di cose e approfittando dei saldi ho potuto acquistare una borsa loro, insomma, di questa pelletteria. Sai che Trussardi nasce come brand nel 1911 e nasce come produzione di guanti, quindi si avvicina alla pelletteria con una delle arti campane migliore, anche se insomma parliamo di un'azienda che si trova al nord. Fanno pelletteria dal punto di vista, fanno guanti, e il nonno, il bisnonno di poi quello che poi sarà insomma la persona che mi ha stimolato a comprare la borsa, appunto Tommaso Trussardi, crea questa azienda, un'azienda che produceva guanti e li vendeva in tutta Italia. Si narra anche che durante la guerra abbia prodotto i guanti insomma per l'esercito. Con gli anni al timone dell'azienda passa quello che darà poi l'impronta stilistica e amplierà notevolmente il bagaglio insomma anche di pelletteria, che è Nicola Trussardi. Nicola Trussardi che muore poi in un incidente stradale, tragicamente, forse qualcuno se lo ricorda, della mia età, e pochi anni dopo muore anche insomma il primogenito. Tolta questa parte tragica, insomma, che non rendiamoci tristi, Nicola porta con sé delle innovazioni importantissime dal punto di vista del brand Trussardi, che sono il logo, il famoso levriero. Infatti ti andrei a vedere una borsa dove ho voluto proprio prendere una borsa che riportasse pesantemente quel logo. Porta a creare la pelletteria, sotto di lui insomma nascono le prime linee prêt-à-porter. Insomma è un grande innovatore, e soprattutto leggendo la sua storia ho scoperto una cosa insomma che accomuna me e tanti di noi che amano il Made in Italy: è stato uno di quelli che ha voluto proprio dei punti di ritrovo per i brand sul Made in Italy, quindi dei punti insomma proprio di pure delle boutique che ospitassero tutti i prodotti made in Italy. Quindi io spero che la pelletteria sia così. E di questi giorni poi la notizia che il brand è stato acquisito per maggioranza da un fondo 4R, quindi insomma, come succede spesso nel mondo della moda in questi anni, ovviamente è sempre più competitivo, c'è bisogno di sempre più soldi per potersi affacciare a mercati, per poter continuare a vendere, quindi suppongo che sia una cosa fortemente strategica. Le borse che vendono, le borse da donna, hanno un target insomma che va a un medio alto, anche dal punto di vista dell'età delle persone che le possono, perché ho trovato delle borse che sono tendenzialmente da donne tra i 35 e i 50 anni, tendente un po' più al classico, non ha una linea proprio sportiva, quella là, la Trussardi in prima linea. I prezzi partono più o meno dai 320 euro di una pochette ai 1450 di una gita bag in elefante, insomma questi orientativamente i prezzi. Il prezzo della borsa che ho acquistato per intero è di 540 euro, però ho trovato questo sconto al 50% sul sito e l'ho pagata 270 euro. Il modello che ho scelto è una Lovie Bag Regular e il colore è cuoio cognac. E adesso ti faccio vedere lo spacchettamento. A parte che già puoi vedere insomma quanto è figa la scatola, ti dico che l'ho comprata dal sito. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata la telefonata che mi è arrivata qualche giorno dopo per verificare tutte insomma le informazioni che avevo dato per la fatturazione eccetera, anche per ringraziarmi dell'acquisto. Sembrano sciocchezze, in realtà sono cose che poi ti gratificano e ti fanno sentire coccolato. Insieme alla scatola mi è arrivata anche questa busta, dove ovviamente all'interno c'è la mia
mia mitica frase, il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre originale. Poi c'è insomma il ringraziamento per aver acquistato i prodotti Trussardi e infine vabbè c'è tutta la procedura eventualmente per fare il riso. Ma adesso sei curiosa, ti invito a mettere un bel like a questo video e a condividerlo con le tue amiche, mi raccomando. Andiamo a spacchettare la borsa e vediamo un attimino, guarda. Ta-da! La borsa è risultata già bella, insomma, d'impatto. Considera che a me piacciono tanto questi modelli di borse strutturati e la cosa che mi ha colpito e mi ha invitato, cioè mi ha invogliato, oltre al prezzo ovviamente che era conveniente, in questo caso anche se 270 euro non sono proprio pochissimo, è stato il fatto che la borsa fosse rigata e non liscia, perché dà questo senso un po' più di movimento, almeno per me, poi magari sono gusti da questo punto di vista. Guardo e ci sono praticamente tutti gli elementi logati, la tintura è vernice, guarda, è luccicosa, è verniciata, ok? E quindi è lucida e non è matte ed è una cosa che forse non ho mai incontrato nelle borse che ho recensito, quindi è una prima cosa che mi piace. Vediamo poi la resa con il tempo e utilizzandola, ma suppongo che abbiano fatto tutte le prove del caso. Come vedi già sto cominciando insomma un po' a toccarla, a guardarla un attimino nei dettagli, ha anche i piedini sotto tutti logati Trussardi. Andiamo a vedere all'interno, c'è una bella T qui sopra, ci sono i bottoni a scomparsa che sono quelle calamite che spesso tu le vedi all'esterno, sono bruttine, loro le hanno coperte anche perché altrimenti la borsa avrebbe problemi insomma a mantenersi chiusa così, invece vedi è come se andasse a memoria. Lo vediamo all'interno, c'è una flanellina, è logata, soltanto il tono su tono, poi c'è la tracolla che adesso andiamo a spacchettare, eccola qui. Allora, tendenzialmente ti dico che adesso aprendola ho notato una cosa, guarda che ma è dovuto pure alla qualità della pelle, aprendola così tanto fa un movimento fra virgolette innaturale, no? Rispetto alla struttura della pelle e quindi tende a soffiare un pochino, però ritorna al suo posto il momento che andiamo a chiudere la borsa e tendenzialmente noi teniamo la borsa chiusa sperando che questa cosa poi col tempo non si evidenzi. Il problema spesso è, ma dico così a grandi linee senza avere la presunzione insomma di dare lezioni a gente che ne sa molta molta più di me, è che magari la pelle è pure bella, però quando vengono così strutturate le borse, l'infustitura, controinfustitura, che vedi sono, cioè la borsa non si manterrebbe mai così rigida se non avesse dentro tutta una serie di infustiture e di cose, no? Perché se noi andiamo a aprire la borsa c'è il sostegno, è come lo scheletro, e quindi c'è la possibilità che se anche la pelle è buona cosa faccia delle cose, cioè dei movimenti innaturali, quindi che venga sforzata e quindi può fare delle rughe, che come sempre le borse sono di pelle, vanno vissute, e quindi tutto quello che poi diventa fra virgolette imperfezione, a meno che non so proprio la borsa è storta, sono cose che aggiungono valore. Guardavo le cuciture e devo dire che non sono male, a parte che la borsa è bella lavorata e l'avessi dovuta fare io, insomma è bella impegnativa la borsa, e guardo all'interno e c'è una tasca qui davanti bella, insomma che bella utilizzabile. C'è la fodera all'interno a contrasto, una cosa utilissima anche se la borsa è chiara in questo caso, però che trovo sempre utilissima quando sai per trovare gli oggetti e le cose. C'è una tasca posteriore con una mascherina, all'interno c'è una bellissima etichetta ed è Made in Italy. Sarebbe insomma, visto che Trussardi, Nicola almeno insomma, era così votato anche a evidenziare e a valorizzare il Made in Italy, sarebbe bello insomma anche indicare chi sono stati gli artigiani, le persone insomma che hanno lavorato questa borsa bellissima rendendola questo oggetto stupendo che poi è, che solo noi artigiani italiani insomma riusciamo a produrre in maniera così amorevole. Gli accessori sono fighissimi perché oltre a questo bellissimo levriero che c'è davanti, questi anellini che mantengono il manico in testa alla borsa, io li trovo davvero davvero belli dal punto di vista proprio stilistico, anche lo stacco della borsa così a me piace, fa impazzire da questo punto di vista. Continuiamo a guardarla dentro, vabbè dall'altro lato c'è
i due portacellulare e un'altra taschina, gli spazi sono abbastanza ampi. Ovviamente è una borsa che può accompagnare un'altra borsa da lavoro, cioè se la devi mettere magari fa la sua scena, magari è più per qualche occasione importante, anche se io amo mischiare borse sportive e borse un pochino più eleganti o comunque che hanno più una presenza, soprattutto insomma per mantenere uno stile o comunque per poter abbinarci più colori. Altro motivo per cui ho scelto questo colore è proprio il fatto che, essendo un tono neutro, è facilmente abbinabile, quindi la mattina non mi devo più di tanto scervellare per trovare cosa mettere e come abbinare le cose, perché insomma andiamo sempre di fretta e quindi il tempo è già poco. Andiamo a vedere un po' di cose tecniche e quindi i voti. Per le cuciture il mio voto è 5. Per la tintura il mio voto è 5. Per le rifiniture il voto è 5. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 3,5. Voglio spiegarti questa cosa. Il mio voto è un po' più basso perché suppongo, ed è giusto che sia così, però voglio sottolineare questa cosa. Ovviamente tu paghi pure il brand ed è giusto che sia così, anche se la borsa è molto lavorata, molto strutturata, 540 euro che è il prezzo pieno, quello che ho pagato io, secondo me è un prezzo giusto per quello che sono le mie tasche. Ovviamente è una borsa che costa, ma vale anche la pena, se uno ha la possibilità di spendere, di investirla, perché è made in Italy, è fatta bene, insomma, e fa fare anche bella figura, cioè anche una borsa figa. Quindi il 3,5 è dettato solo dal fatto che il prezzo è un po' alto rispetto a quello che normalmente ti dico, però insomma li vale tutti da questo punto di vista, ok? Per l'utilità il mio voto è 4. Ovviamente è una borsa che non è che la possiamo usare proprio da lavoro, non c'entrerà sicuramente il mio computer, però ti ripeto, la userò abbinata ad altre borse e vediamo un attimino insomma come reagirà all'utilizzo, che è una cosa che mi interessa di più, pure ecco per il prezzo che costa. Quindi ti invito ad iscriverti al mio canale di YouTube cliccando qui in basso, a seguirmi su Instagram e a mettermi un bel like sulla pagina Facebook. Prima di lasciarti ti dico che questa borsa è promossa assolutamente, poi ovviamente la testerò. Tu, se hai usato qualche borsa Tussardi e mi vuoi raccontare la tua esperienza, scrivimelo qui sotto, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video, metti un bel like a questo video se ti è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao Ornella.